Non capisco. No, no, no. Gabby long legs, Gabby long legs. Chi vogliamo noi? Gabby long legs, Gabby long legs. Chi volete? Gabby long legs con le sue gambe lunghe. Gambe, gambe, gambe. Ciao ragazzi, Gabby e benvenuti finalmente. L'abbiamo bramato, l'abbiamo desiderato e ora siamo qui davanti. Poppy Playtime capitolo 2. Clicchiamo subito play. Ah, una mosca intrappolata. Mamma mia, ma notate che la mano di questa sgorbia si muove? Evviva! Con Poppy ora libera, la situazione inizia a cambiare rapidamente mentre cerchi un modo per scappare dalla fabbrica. Oh cavolo, ok. Abbiamo inserito una cassetta e c'è qualcosa di strano. C'è qualcosa che non ha senso. Cos'è questo posto? Beh, è bello! Ne voglio uno! Guarda che bella, si diventa grande. Ma le Barbie, chi le vuole le Barbie? Io voglio unirmi a questi bambini ed essere felice con la mia long. Ah, deve far male alle mani. La Playtime, la migliore azienda di videogiochi. Guarda che bella come si rompe. Come che, vabbè, quando fa ragno no però. Quando fa ragno no, vi prego. Oh cavolo, solo lei si diverte. Noi un po' meno quando ci abbraccia forte con le sue mani. È tempo di Playtime Aree. Evviva. Eccola lì, eccola lì. Ok, il parco giochi è stato maledetto da Slenderman e Long. Che succede? C'è qualcuno che scappa. Bambini rapiti. È sempre questione di bambini rapiti in queste situazioni. E va bene. E va bene. Poppy Playtime, capitolo 2! Vi ricordate dove siamo qui? Qui è dove c'era la fetusa! Sboom! Headshot! Si è liberata, è scappata! È riuscita a scappare! Bisogna tracciarla, ragazzi, bisogna tracciarla! Dobbiamo recuperare la bambolita! La bambolita dobbiamo recuperare! Non si può più tornare indietro. Dobbiamo andare da un'altra parte, dalla zona recondita della fabbrica. Guarda, c'è Huggy Buggy e Mordicchio che mordicchia qualcosa. Va bene, ma io non ho tempo. Devo continuare a muovermi. Devo continuare. Vabbè, Buggy è stato buggato. Ma non mi dire che il nemico di questo capitolo sarà un dinosauro. Ti prego, no. Elliot Ludwig. Si può buccare? Non si può entrare, meno male. Ah! Un giocattolo morto. Mi spiace per te, caro mio. Niente, in Toy Story insegna, i giocattoli sono vivi e qua vengono massacrati. E qui non posso passare se non faccio... Ah! Me la ricordavo un po' meglio sta cosa. Aspetta. Tarzan. Credo che Mordicchio non lo incontreremo in questo capitolo. Non credo proprio. Ok, e qua cosa c'è? Una zona abbandonata della fabbrica. Premimi. Oh, oh, sono Pippo. Pippo ti manderà il copyright a casa, caro mio. Oh, e qui posso spostare barili. Le nuove features del capitolo 2. Spostare barili. È proprio quello che volevo. Fantastico, potevo usare le mani. Ma chi vuole usare le mani? Andiamo qui. E ho trovato una chiave. La chiave rossa scrausa, arrugginita, inutile che... Vabbè, speriamo di non prendere il tetano. Ok, corriamo, corriamo, corriamo. Torniamo indietro questa volta. Start! Oh, stavolta l'ho fatto bene. Sto migliorando, boys. E ora finalmente possiamo andare alla porta di Ludwig van Beethoven. Salve. Questo deve essere il capo. Vedete che questo è un ufficio. Flowey? Flowey, che cavolo ci fai qua? Ma vai a cagare, ma vai a cagare, va. Allora, il mio migliore amico, Poppy. Grazie, Mr. Ludwig. Sono le fan art dei suoi fan. E questo è l'ufficio del capo, Ludwig. Ludwig deve essere stato il capo della fabbrica, probabilmente. E qui abbiamo trovato...
Non si capisce niente. Questa nota parla del poppy flower, quel fiore strano che abbiamo già visto nel capitolo 1. Hanno fatto un esperimento su un ratto provando ad immergerlo morto in questo fiore. Non è successo niente. Che si aspettavano? Ma questo fiore potrebbe avere delle proprietà strane. Vabbè, guardiamoci anche la videocassetta e vediamo se riusciamo a capirne di più. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Elliot Ludwig, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Okay. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision. Non si vede la sua faccia. Stranamente. Ludwig could never perché be l'hanno censurata? But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after sembra fatto da Ludwig questo video che si vanta in continuazione. It all began in the fateful year of 19. E niente, ragazzi, fine. Non potremo sapere in che anno! In che anno! È successo il massacro! Sì, io mi ricordo di te! Bestia! Bestia! Vattene via! Non voglio più vedere la tua faccia da cubo! Andiamo qui e tiriamo giù invece lo scomparti... No, no! I condotti lo sappiamo! Lo sappiamo i condotti! Cosa possono contenere? Cosa possono condurre? Io non voglio che mi conduchino lì! Aiuto! Corri, corri, corri! Meglio correre! Meglio andare avanti veloci, 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 agili, agili. Woohoo! Ok, signor Playtime. Oh, sorry. I didn't mean to scare you. Che vuoi? I was just trying to get the power back on. Eh? Here. Ma quindi sei mia amica? Poppy ci aiuta? Spam! Questo è per prima, per lo spavento. Ok. È il nostro modo per fare amicizia. Così si faceva comunque, no? Giro dei pali. E dovremmo... Che devo fare? Qua devo... Sì! Grazie! I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Non c'è problema. I'd like to pay you back. Spero non uccidendomi nell'acido. Grazie. Ok. Beh, meno male. As soon as you get on up here. Cosa ti serve? Ah, devo appendermi anch'io? E tornare di sopra? Perché potevo tornare indietro. Hey, I'm up here. Dove sei? Dove sei? Ah. I should be able to follow you through the fence. Sei this way. Ma come posso raggiungere questa posta? La posta in gioco è alta, ragazzi. La posta in gioco è alta. Ne va nel destino dell'umanità. Ah, qua posso usare le mani. Le mie manine belle. Non l'avevo notata sta cosa prima. Ok, Poppy. Pippa. Io sono un po' Pippa a queste cose. Proviamoci. Ah! Ho ancora dei piani per te. Io sono caduto al terzo intanto. Voglio riprovarci. Oh, bene, secondo colpo, primo colpo. Dove sei? Ma questa qua mi sta seguendo da qui, no? Vedi, qua si può andare. Quindi tu sei venuta da qui? Non posso far niente. Ciao Poppy, come stai? Ehi, bellissimo. Listen, I'm going to need you to trust me. Non mi fido più di te! Non mi fiderò mai! Questa è la prova che non devo fidarmi di voi stupidi giocattoli strani! Io provo a buttarmi. Vediamo che succede! Non c'è l'altra scelta. Sto cadendo. Oh! Sono in un tunnel! Non pensavo! Ok. Altri giocattoli maciullati. Chiudi gli occhi. Hai fatto il tuo corso. Ok. Energizers! Energizzeriamoci! C'è un sistema che non mi permette di attivare l'energia. Oh!
Bene, dovevo usare il tubo. Potenza del tubo. Stazione dei treni. Stazione dei giochi, in realtà. Mea culpa. Ah! Ah! La mia mano! La mia mano! Papi, ridammela! Mami, papi, Poppy. Fattene! Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. Sei viva? Mommy loves that idea, Poppy. Oh, you're going to have so much fun. Head to Musical Memory and Mommy will get things started. Obey the rules. Or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive. Ok, mi ha già mangiato un pezzo e si prenderà tutto il resto e farà brandellini piccoli. Vuole fare un gioco. È una maledetta. È un enigmista. È un ragno. E i ragni vanno schiacciati con le ciabatte. Se solo avessi una ciabatta. Per adesso solo la mia manina, una. E questi? Altri giocattoli maciullati. Però guarda che fico sto posto! La stazione dei treni! È buggata. Aiuto! Ok. Un giochino alla volta, ragazzi. Un giochino alla volta. Credo che dovremmo fare un viaggetto assieme. Che ne dite? Lo facciamo questo viaggetto assieme? Hip hip, ciuf ciuf, urrà. Cosa dovete dirmi? Prepararsi alla partenza. Ciuf ciuf. Welcome to the game station. Non so, questo gioco mi fa tornare bambino dentro. Super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs and we'll start by playing Musical Memory. See you in a bit. Se fosse in italiano sto gioco sarebbe me. Ho bisogno di una nuova mano qui. Forse devo andare qua nel Musical Memory. Qua dentro c'è il gioco. Ok. Qualcuno ha spaccato una parete. Forse devo arrivarci in un altro modo. Molto più turbolento. Che sono già senza una manina. E devo far tutto sto casino. Oh, ok. E vabbè. Mi scusi. Apri sto schifo. Sono... Questa mi sa che è qualcuno che ti ammazza le manine. Cioè, se tu metti la manina lì dentro, ti esce da così a così. Ok, proviamo. Un'altra cassetta, tutorial. C'è una TV? Sì, c'è un televisore. Controlliamo prima il tutorial che non voglio far casini. Ah, e tiene l'energia temporaneamente. Allora è carino. Pensavo che fosse una semplice mano rimpiazzo, ma ha un suo potere. Ok. Però io non ce l'ho la mano verde, quindi clicchiamo intanto qua. E vediamo se me la fabbricano. Fabbricami. È uno sputapalline! Io ero drogato da bambino di sti sputapalline. No, le hanno tolte. Ok, quindi abbiamo creato la gomma. Ora dobbiamo praticamente sputarla. Ah no, sistemiamo sto tubo. Ecco, scusi, l'ho sistemato. Ora possiamo mandarlo dentro. Bella idea. Lo puoi fare. Sì, col Gabby. Vedete, stiamo praticamente ricreando la sostanza del guanto. Perché sono guanti di gomma. Alla fine, questa è gomma. Che fico. No, manca il colore nella macchina. Mi sa che devo andarlo a prendere io. Ah, eccolo qua il colore. Per fortuna. Posso prenderlo? Eccolo qua. Infiliamolo dentro. Zumpete. Credo che abbiamo il colore ora.
In tutto questo c'era uno sgabello. Ecco, che così lavoro più comodo. Perché sennò veramente senza potersi sedere, ste operazioni ti fanno male al sedere. Ok. Non uno, non due, non tre, non quattro, ma ben cinque guanti verdi. Dammeli, dammeli, dammi il mio guanto verde. Oh sì. Non so cosa servano gli altri, ma 5 è il numero fortunato. E infatti se ora prendiamo, possiamo andare in giro con il guanto verde. Ci durerà più a lungo. Però si scarica dopo un po', quindi devi fare veramente veloce. Quindi lo prendi qua e lo sposti qua. Noi andiamo. Sempre nei soliti, sono fissati con i condotti. Non vorrei un Aghi. Non vorrei un abbraccio di Aghi adesso. Speriamo non ci sia più. Premi qui. I know when your birthday is. Stalker infame. Non bastavano le mie fanpage. Lo sanno tutti ormai. Eh? Oh cavolo. Oh! Aiuto! Che devo fare qui? Welcome to Musical Memory. Devi ricordarti le cose. This advanced memory and cognitive recognition. Vabbè, adesso mi fa tutto il discorso quando devo ricordarmi quattro robe in croce. È un gioco per bambini dopo tutto questo, no? Circa. Più o meno. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Va bene. Bonzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern. Quello è Bonzo. When you input a pattern incorrectly, Bonzo will lower towards you faster. If Bonzo reaches you, your test is over. Over in che senso? Io non voglio incontrare Bonzo. Quello là mi piattella. Oh, isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place up and running in years. Mommy can only imagine how excited Bonzo must be. It's been such a long non lo voglio nella mia testa! Mi spacca i timpani, Bonzo! Oh. Oh. Mi schiaccia male, mi schiaccia! That's the dinner bell. Good luck. Ok. Va bene, va bene. Ho capito, ho capito. Non devo farmi. Non devo farmi fregare. Yellow. Perfetto. Yellow. Red. Rosso. Bene, giallo rosso, giallo rosso. Red. Giallo rosso. Ok. Red. Red. Giallo rosso rosso. Dai, tu mi farmi morire, sei qua. Red. Che crudele. Blue. Aspetta, giallo rosso rosso blu. Sì. Yellow. Red. Red. Blue. Yellow. Allora, giallo rosso rosso blu giallo. Ok. Ci sta avvicinando qualcosa. Round 2. Round 2? E io che pensavo che fosse finita. Quello si avvicina. Allora, rosso, torna giù. Su, red, angioletto red. Dei miei incubi. Torna su, rosso. E rosso. Due volte rosso. Red, red, blu. Rosso, rosso, blu. Ok. Red, red, blu, yellow. Rosso, rosso, blu, giallo. Mia che ansia. Red, red. Yellow, red. Rosso, rosso, blu, giallo, rosso. Ok. Red, red, blue, yellow, red, violet. Beh, vabbè, rosso, rosso, blu, giallo, rosso. E il viola? Dov'è il viola? Ok, ok. Ce l'ho fatta! Round 2 completato! Round 3? No, no, round 3 no! Non ci siamo messi. Non ci siamo messi d'accordo per il round 3. No, è troppo! È troppo! È troppo! Ferma! Ferma! Ah! Non capisco. No, 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 no! Non è finita. Se voi vedeste la mia testa adesso, capireste che è finita. Blue Jay. Blue Jay. Blue Favij Jay. Blue Favij cuore. Devo dire queste robe per ricordarmi. Blue Favij cuore. Blue Favij cuore rosso. Bene. Blue Favij. Blue Favij. Cuore rosso pi greco. J. Cuore. Cosa. No!
e niente. Mamma, è aggressiva quella bestia. Oh, ma quante sono? Ma stai scherzando? Basta. Sì. Devo trovare un altro modo. Fermalo. Ferma. Oh. Che cazzo. Oh, it broke. That's no fun. Sì. Mi spiace. For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part of the code for the train. Take it. Grazie. Prendo volentieri, ma stai lontano con quelle maniche, mi sento violato. Mommy was hoping the game could last a little longer. Sì, guarda, se tu saresti... It's okay, mi stava per esplodere il cervello. Mommy knows other ways to play with you. Ho paura, adesso, veramente, quella è una pazza. Ma... cosa? Sono caduto, devo rifarmi tutto adesso? Devo sempre passare nei miei amici condotti. È tutto un condurmi nei condotti. Non jumpscare nei condotti, è vietato, sapete? È della convenzione dei giochi horror di Ginebra. Non si fanno i jumpscare nei condotti. Io ho sempre paura che me li facciano i condotti. Di solito non succede mai. Tranne che nel primo capitolo. Oh no! Oh no! Abbiamo comunque battuto. Sono in una sala giochi adesso. Guarda, c'è anche l'arancia. Questa l'ho già incontrata da qualche parte. Mannaggia lei. Ma ci sono tutti i miei incubi qua dentro. Tutti, nessuno escluso. Giocattoli che nessuno voleva. Questi sono i giocattoli brutti. I giocattoli abbandonati. Che tutti odiavano. Poverini. Hanno creato dei giocattoli che non si cacava nessuno. Questo qua tipo se lo mangiavano i bambini e morivano. Aspetta che devo andare per di qua. L'energia non basta, Siro. Non basta l'energia qua. Forse devo fare parkour. Mi sa che devo fare l'hardcore parkour. Parkour. Sì, è lì. Sì. Ce l'ho fatta. Era così. Ah, devo raccoglierlo e tirarlo. Benvenido. Abbiamo quasi fatto. Vieni con me. Ci siamo. Ora levatemi sto sgorbio di dosso. Ok, prendilo. E leviamolo. Sì. Via. Oh, là, ora puoi buttarlo giù per le scale. Buttalo giù per le scale. Vediamo cosa succede. L'ha messo qua così. Va bene. Oh, e ora si può andare. Finalmente. Ci siamo, strada di sopra o strada di sotto? Per di qua non credo si può andare, no, per fortuna. Ok, questa valvola. Niente. Non so, tutte le cose colorate mi danno l'aria che sono cose importanti. Devo premere. Qualsiasi cosa è colorata. Altra energia strana. Qua dobbiamo sicuramente prendere energia. Vediamo cosa succede se premo lì. Non va. Perché serve energia. Quindi devo far così, così e così. Ah, lo uso come... Ok. E poi qui, fatto. E mo come torno su? Ok, ora il bottone va. Posso andare. Bene, bene, così, bene, così. Corriamo. Vieni con me, barillo. Barillo. Prodotto dalla barilla. Il barillo. Vieni qua, barillo. Tu mi farai compagnia. Lui è barillo. È nostro amico. E non l'abbandoneremo mai. Vieni, barillo. Pure sulle scale lo voglio. Sei sempre il solito pigrone. Ma Gabby, io ho voglia di riposarmi. Ho la pancia piena. Sì, piena di gas, brutto scoreggione. Cioè, c'era una sedia in mezzo alla porta. Giustamente. Sì. Sono tornato dall'altra parte della fabbrica. Siamo tornati su. Perché adesso abbiamo un pezzo di codice per il treno, no? E abbiamo anche la mano verde. You did fantastic. Grazie. Who gave you permission to be this smart? Mommy is super proud of you.
but I'm sure she's already told you that herself. Mm. Our next game is Wacko Wuggy. Head downstairs and have fun. Di sotto c'è un gioco con Huggy. Ho paura, io voglio scappare. Wow. Wow, si sta muovendo. Ehi, non ho filmato. Devo usare il codice, vedi? Uno ce l'abbiamo. Ah, mi sa che devo sbloccare la nuova zona, se no non va, vedete? Ah, dobbiamo andare a fare un altro dei suoi sadici masochistici giochi. E c'è Wack a Wuggy. Quindi mi sa che forse Wuggy tornerà. E dove se tornerà? Va bene ragazzi, ma sapete una cosa? Per questo episodio ci fermiamo qua. Dura un bel po' questo gioco, è sicuramente più qualitativo. Nel prossimo andremo ad incontrare magari il nostro vecchio amico. Che ne dite? Io però vi ringrazio intanto per la visione di questa e noi ci vediamo a fantastiche avventure di Poppy Playtime e Long Legs. Ciao ragazzi.